Vabbè, se la musica penso inizi quando inizi a apprezzarla, ascoltarla la musica, però Yes. sì, da piccino, parecchio, Ok. Hai avuto delle tanto. influenze particolari da qualcuno? Ti In sei. casa mia c'ho parecchi musicisti Ecco. autodidatti vari, quindi diciamo forse anche un po' genetica, Ok, non lo so. perfetto. E quando invece ti sei appassionato alla figura del DJ, ecco, quindi quando l'hai Allora, sì, scoperta? perché all'inizio, vabbè, suonavo la chitarra, vabbè, poi ho smesso. Verso 18 anni mi sono appassionato, 16 anni scusa, mi sono Ok. appassionato alla musica elettronica, cominciai a comprare sintetizzatori, batterie, eccetera, eccetera. All'inizio facevo live ai rave, andavo, facevo live Ok, con un amico. Poi mi bellissimo. sono cominciato a interessare a fare DJ, anche Ok, se e com'è al stato il mondo del club, passaggio? via, perché in Ecco, il verità prima clubbing. ero in quella cosa un po' esterna, no? Il Ok, clubbing, e come te la ecco. sei vissuta, no? Questa nuova esperienza del clubbing? Perché ho Un'altra cosa. Ecco, cominciato anche a fare tecnico del suono, come lavoro. Per cui diciamo, uno va a montare gli impianti, rave, eccetera, impara a montare l'attrezzatura e poi vuoi usarla alla fine? diciamo indirizzato anche verso il lavoro come Certo. tecnico. E Ok. quindi come tecnico anche ho approcciato il lab e poi comincia anche la passione Bellissimo. come DJ, Ok, e come sono state le tue prime esperienze, quindi poi con un pubblico? via. Cioè l'emozioncina ci vuole, no? Ok, Anzi, hai no? ansia È un quando po' un po' d'ansietta, uno dice ma d'ansietta? che metto, non metto come inizio, non Ok. inizio, però poi quando parti vedrai, devi seguire Certo. l'onda, Esatto, perché... bravissimo. però sì, diciamo un po' di emozioncina ci Ok, ti vuole. senti una persona che sta molto nel tuo, ritenuto quando suoni, ti piace invece avere un Ah, confronto, uno scambio col sì, pubblico? lo sguardo ci vuole, cioè devi Visivo, guardare che succede, se no eh. ci sono a testa bassa, insomma, tutto Certo, serio, c'è non chi è poi... magari Per si carità, imbolla è e la si. Certo. concentrazione, poi dipende dal momento in cui sei, perché se in un certo momento hai bisogno di essere concentrato, Esatto, perché magari, sì, è non lo so, normale. stai facendo una cosa difficoltosa, non devi star lì, Bravo. allora sta a testa bassa, è chiaro, però. Ok, da dove prendi spunto, no? Cos'è che ti influenza per la ricerca di ciò che suoni? Io diciamo, cerco una cosa che abbia innanzitutto un certo concetto di suono come disco, poi in verità pesco in tanti generi alla fine. Poi vabbè, Ok. sono un po' più verso il minimal deep io, Ok, però, una di. comunque sia ho in mente un certo concetto di suono e quindi se un disco mi suona come dico io, allora me Lo lo compro anche inserisci. se è un Sì, filone sì, sì, sì. differente, insomma, ecco, se ci Ok. sta, sì. Ho notato molto che fai. È proprio un flusso, no? Una linea continua. A me piace molto come tipo di set. Sì, Cosa vuoi ecco. trasmettere, ecco, quando Mi suoni? piace appunto uno, come dire, si fa acchiappare, no, da questo flusso, esatto. E se uno, come dire, anche quando Una volta poi se ti entri. salta un disco già ti distrae, no? Stavo, invece Bravo. mi piace una cosa che ha una continuità, Sì, esatto, fluida. che non brusca, ecco, cambi bruschi, Ok, molto magari delicato. Sì, l'ho notato, è sì, mi molto. piace questo, fare perché che sia una cosa unica, Certo. diciamo, Se parli di qualche gruppo, se mi vuoi parlare. no? E gruppo, vabbè, Zeugma, poi c'ho anche un altro piccolo progetto a Firenze, ora un po' fermo, diciamo, con un'altra realtà, vediamo un po' Ok. come va. Beh, diciamo, ora con questi ragazzi un po' si fa cose, mi fa piacere, piano piano si cresce. Poi io, magari loro sono più di base verso Siena, no? Io sono più Ok. verso Firenze, quindi ho un po' meno presenza rispetto a Certo, è loro, però normale. ecco, mi Ok. sembra un bel progetto che si può Bomba. coltivare, insomma. Ad oggi c'è comunque la voglia, quella passione di Ma poter anche portare io, quello? sarebbe bello che per organizzare queste cose c'ho un bel po' di tempo da Sì. dedicargli. Ora sono un po' messo, però io c'ho le macchine, un po' di infatti, per quello macchinette, la voglia sintetizzatore, poi comunque un torna di vecchio Roland fare. che a suo tempo l'ho pagato. Se vedi quanto costano ora, glielo dico quanto l'ho pagato io, la Addio. gente si spara. Sì, no, Ai immagino. tempi l'ho pagato 2 lire. Boia. E no, è E questo stato. rapporto invece con analogico digitale? Cosa ne pensi? Ma Come te lo vivi? sai, come dire, ogni cosa c'è il suo pro e contro, ecco, l'analogico è bello, è caldo, è quanto vuoi, ma è meno controllabile, ecco, Certo. quindi poi c'è le beghe da quel punto di vista, Ok. ormai. Perfetto. Hai un'altra passione che avresti voluto portare oltre a questa nella tua vita? Se non avessi avuto, ecco, questa qui. Ah, se non avessi avuto Sì. proprio, cioè, eliminando proprio la Sì, musica una, esatto, completamente? l'altra cosa avresti voluto fare. Se c'è, poi magari.
Sì, oddio, ce n'ho tante diverse. A me piace molto la natura e la campagna. Forse avrei fatto un'azienda agricola. Ok, allora molto simile a quello che ho risposto prima per il vino. Per perché poi vedi, tutti scappano. Cioè, dopo se stai anni, nel club, chiusi al buio nei club, poi uno rivede la campagna. È vero, forse anche quello. Io ora ti ringrazio, spero tu sia stato bene, ti sia sentito benissimo, libero benissimo, di fare quello che volevi. Sono divertito, sono stato bene. Grazie mille. E quando vuoi tornare, insomma, sei benvenuto. Grazie. Ciao.